thank you Oggi con questa puntata riprendo un gioco che ho avuto modo di fare con voi qualche puntata fa e il gioco si chiama Stupalbus, cioè tappa il buco. Zugem a Stupalbus, giochiamo a tappa il buco. Quindi ben ritrovati ancora cari amici Telegarda, cari amici che hanno la passione e l'interesse di seguire questa trasmissione e quindi vediamo oggi se riuscite a tappare il buco. Ripeto brevemente in cosa consiste il gioco. Io vi propongo una frase dialettale in cui manca una parola, cioè in cui c'è un buco. Poi vi propongo tre parole e voi dovete scegliere, trovare la parola corretta da mettere in quel buco, da tappare il buco, in modo che la frase abbia un senso compiuto. Naturalmente vi do alcuni secondi e poi do la soluzione. Partiamo allora. L'empo de temp che sono sempre buco. Ecco qui manca la parola. L'en po de tem che sono sempre. Allora dovete scegliere fra le zu, strac, copim. Qual è la parola da scegliere? La parola corretta? Chiaramente è strac. L'en po de tem che sono sempre strac. È un po di tempo che sono sempre stanco. Andiamo al secondo esempio. Quel porom all'ospedale la scomincia a buco. Manca una parola. Quale mettere fra polsar, saccar, savariar? Beh, evidentemente quel porom all'ospedale la scomincia a savariar. Cioè, quel povero uomo all'ospedale ha incominciato a delirare. Terzo esempio, desmentegà buco. La pirola che mi ha dato il dottore. Cosa scegliamo? In scarsela? Sulla zinzola? Nella bina? Ho de en in scarsela la pirola che mi ha dato il dottore. Cioè, ho dimenticato nella tasca la pillola che mi ha dato il dottore. Quarto esempio. Ho portato pari desgalmere dal vuoto, buco, scegliere fra becquer, vedrer, calier. Evidentemente la soluzione va fatta con calier. Ho portato pari desgalmere dal calier, cioè ho portato due paia di scarponi dal calzolaio. Quinto esempio. Godat il color ai, buco, delle finestre. Scegliamo fra recini, sperei, querti. Godat il colore ai sperei delle finestre. Gli sperei, gli sperei sono appunto i telai delle finestre. Quindi ho dato il colore ai telai delle finestre. Sesto esempio. Gheraldugo che canteva sulle... Pausa, buco. de Mandrea. Scegliere tra zese gruse crone la soluzione è che era il dugo che canteva sulle, sulle, scusate con un L mi raccomando, crone de Mandrea c'era il gufo che cantava sulle rocce di Mandrea settimo esempio ho messo il buco della polenta sora le brase del fogolar la soluzione va scelta fra Borom Parol tabiel. Ho messo il parol della polenta sopra le brase del fogolar. Ho messo il paiolo della polenta sopra le braci del focolare. Ottavo esempio. Ma varati che stremia che il mafat buco? Ma varati che stremia che il mafat zugar Monzer o chapar?» Beh, chiaramente è Ciapar. Ma varatì che stremia che il mafat Ciapar. Ma guarda tu che spavento m'ha fatto prendere. Un bel punto esclamativo. Nono esempio. Sta attento a quelli. Le sempre. Va scelta la soluzione fra Zidios e Ngremeni-Sjonf. La soluzione è sta attento a quelli. Le sempre Zidios stai attento a quello lì, è sempre stizzoso, molto arrabbiato. Ecco, quel sta' attento, vi faccio notare quel sta' con l'apostrofo, perché è caduta la i, e cioè stai attento, anche in italiano è la stessa cosa. 10. metteghe puco al portone della caneva, perché se no i sembriaga. Cosa diciamo? Il cuciar, il marlos il focol, la soluzione è meteghe, il marlos al portone della caneva, perché se no si embriaga, cioè metti il lucchetto al portone della cantina, perché altrimenti si ubriacano. Ecco, vi faccio notare questo meteghe. Se io l'accento lo mettessi sulla seconda e, meteghe, cambia la persona del verbo, quindi meteghe vuol dire metti tu, meteghe sarebbe mettete voi. Quindi vedete, ve l'ho detto già in precedenti puntati, che a volte cambiare il posto dell'accento tonico cambia appunto, in questo caso, il verbo, cambia la persona del verbo. Meteghe metti tu, metteghe mettete voi. E siamo al decimo esempio. Adesso, ovviamente, arriviamo al riepilogo dei vocaboli usati. Le zu, colto. Strac, stanco. Copim, è la nuca. pulsar riposare. Sacar, masticare. Zavariar, delirare. Ecco, vedete questi tre verbi, pulsar sacar, masticar. Scusate, polsar, sakar zavariar. Sono tre infiniti. Ecco, infiniti di solito si mette l'accento tonico sulla A finale. pulsar Saccar, Savariar. Scarsela è la tasca. La zinzola, non zinzola, la zinzola con l'accento tonico sulla I, sulla i è l'altalena. La bina, ne abbiamo parlato quando siamo andati a Torbole con quelli del broccolo di Torbole, abbiamo visto le bine dove erano, appunto, crescevano i, broccoli di Turbole, i famosi broccoli di Torbole. Quindi la bina è la fila di coltivazioni. Becquer, con l'accento sulla E tonico sulla seconda E, scusate. E mi raccomando, mi raccomando accento fonico aperto. Bequer è il macellaio. Vedrer, stessa cosa, accento aperto, eh, vedrer, non vedrer, vedrer. È il vetraio. Mentre il callier è il calzolaio. E i recini cosa sono i recini? Sono gli orecchini. Recini ha a che fare con le rece le orecchie o gli orecchi meglio, anche se ormai si tende a dire orecchie, in realtà la parola corretta sarebbe orecchie. Quindi orecchini. Sperei sono i telai, i telai degli infissi, finestre, porte. I querti sono i tetti, ecco anche qui ho avuto modo di dire più volte che querti lo scrivo con la C, perché deriva appunto dal termine coperti con la C. Alcuni però preferiscono la lettera Q, le zese, chi sono le zese con la E, vedete, chiusa? Sono le siepi. Le gruse sono le croste, quando ci si ferisce, sulle ferite poi si formano le gruse, che se le rompi, appunto, esse di nuovo il sangue. Le gruse. Poi grusa, te sei ingrusa, cioè uno che rompe, che è sempre attaccaticcio, che è sempre lì, che non ti lascia mai stare. Te sei ingrusa. Le gruse, le croste. Le crone sono le rocce. Il borom, bello questo qua, tappo della botte, eh? il borom, c'è anche un, un, un bel eh, proverbio sul borom della, del tino dove c'è, della botte dove c'è appunto eh, il vino. Parol, il paiolo, tabiel, il tagliere, zugar, ecco qui, vedete, ho detto prima sacar, polsar, zavariar. Zugare è anche qua l'infinito presente del verbo zugar, giocare, e quindi varrebbe la pena metterci un accento tonico sull'a. A. Invece monzer, vedete che curioso, anche questo è un infinito come zugar, però monzer, vedete, non è monzer, è monzer, l'accento tonico cade sulla o e l'accento fonico è chiuso, monzer, mungere. Ciapar, eccolo qua, un altro infinito, accento tonico sull'a, A è prendere, afferrare. Cidios, l'abbiamo già trovato in qualche presente puntata, come Strac, eh, Lezu. Cidios è stizzito, cioè arrabbiato. Engremeni, ingiassà, infreddolito, quindi engremeni è un sinonimo di ingiassà, infreddolito. Sgionf, con l'accento fonico, vedete, chiuso, non sgionf, sgionf, è gonfio, sono sgionf in faccia per una sbalonata, cioè sono gonfio in faccia per aver preso una pallonata durante una partita di calcio. E cuciar, anche qua mettiamo un bel accento tonico sulla A, è il cucchiaio. Marlos, Marlos vedete, un accento tonico sulla O, un accento fonico aperto ed è il lucchetto. Concludiamo col focol, è l'accetta, l'accetta con la O aperta, anche se qui nell'alto guarda eh, l'accetta viene detta in modo diverso a seconda se sei anago, se sei arco, focol accetta. Bene, quindi questi sono i vocaboli che ho usato per questo giochetto di stupa il bus, tappa il buco, spero, non dico di avervi divertito, ma comunque di non avervi annoiato come magari in qualche precedente puntata di carattere scolastico. E naturalmente mi ripropongo di, ri, di riproporvi più avanti un terzo, una terza puntata di questo stupa il bus, cioè stupa il buco, tappa il buco, stupa, apostrofo, L bus, perché sta per stupa il bus. E dopo la A, ovviamente, la E deve cadere per la regola dell'elisione. Bene, oggi sono stato abbastanza breve, più breve del solito. Naturalmente mi auguro di ritrovarvi sempre qui con me a una prossima puntata di Non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie dell'attenzione e arrivederci.